Il Bellante, dopo la sconfitta nella trasferta di Campo di Pietra, vuole riscattarsi e agguantare le prime della classe. Di fronte c'è l'Aquila, formazione in fiducia che viene da 4 vittorie consecutive. Dopo 50 secondi, gli ospiti sono pericolosi con Pasciullo, che crossa dalla sinistra, Antonelli non trattiene, ma Santirocco non ne approfitta. La stessa Antonelli poco dopo deve respingere con i pugni un calcio di punizione di D'Ignazio. Al 22esimo, ghiotta occasione per i padroni di casa con Angelini, che conclude 2 volte ma senza fortuna. Fiore da lontanissimo prova a beffare Antonelli, che però blocca senza problemi. Alla mezz'ora protestano gli ospiti per un presunto atterramento sull'Ec Lili. Per la signora diletta Barbara di Fabio di Teramo non c'è nulla. Pasciullo subito dopo dal limite non trova la porta. Al 36esimo sale in cattedra Bianconi, che prima si gira bene in area, ma non riesce a battere Sanniti. E poi al 40esimo trova il vantaggio. Servita in corridoio, la numero 7 calcia in diagonale, battendo l'incolpevole Sanniti. Si va a riposo sull'1-0. Con le riprese di mano il centurame, passiamo al secondo tempo. L'Aquila torna in campo decisa a rimontare. Al 9 Fiore impegna Antonelli con una conclusione dalla lunga distanza. Di Paolo all'11esimo inizia a prendere le misure della porta avversaria con un tiro che sorvola la traversa. Un minuto dopo gli ospiti fanno paura per 2 volte, prima con Di Paolo che trova un attentissimo Antonelli e poi con una conclusione di Fiore che dà solo l'illusione del gol. Al 17esimo Pasciullo conclude potente, Antonelli blocca in 2 tempi. Al 18esimo arriva il gol del pari. Di Paolo pennella alla perfezione sul secondo palo. Antonelli non può nulla. Alla mezz'ora il Bellante ha l'occasione per il nuovo vantaggio, con una punizione di Di Lodovico, che sfiora la traversa. 5 minuti dopo Santirocco dal limite impegna Antonelli, costretto ad allungarsi. Un minuto dopo l'Ec Lili viene atterrata in area e penalty per gli ospiti. Dal dischetto D'Ignazio non sbaglia, rimonta completata. Due minuti dopo Santirocco ha l'occasione per il tris, supera il portiere ma spreca così. L'ultimo sussulto della gara è di Angelini, che sfrutta un lancio dalle retrovie ma Sanniti blocca. Finisce così, Bellante l'Aquila 1-2. Nel secondo tempo noi purtroppo siamo delle ragazze nuove, sono poche esperte, pochi cambi, diciamo, ci abbiamo delle 3 esperte che non possiamo prescindere da queste, si infortuna uno. Domenica scorsa è successa la stessa cosa, il centrale dietro si è fatta male, secondo tempo abbiamo subito la rimonta. Questo è purtroppo quando si poteva evitare, sì, si doveva evitare, però che poi fa le ragazze, si sono impegnate, hanno dato tutto, ma purtroppo questa non è che... Siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere, sia dal punto di vista dell'esperienza, tatticamente, però dai, piano piano ce la faremo, dai. Sapevamo che sarebbe stata una partita ostica e difficile perché il Bellante è una squadra assolutamente valida, una squadra che punta a vincere il campionato. Giocavamo noi fuori casa, quindi con l'handicap tra virgolette, però un secondo tempo, primo tempo un po' così, abbiamo giocato un po' male e il secondo tempo siamo stati veramente bravi a riprendere in mano la partita e sì, la conferma è che comunque siamo un gruppo coeso, un gruppo unito e non diciamo che puntiamo a vincere il campionato, però comunque sia tra le prime 3, auspichiamo a arrivare tra le prime 3 sicuramente e abbiamo sicuramente tutti i presupposti per riuscirci.